ti dico, è la quinta volta che torno a Kiev in tempo di guerra, torno in Ucraina e non l'ho mai vista così perché la situazione si sta facendo veramente sempre più dura. Basti dire che la corrente va e viene, a parte che sono interruzioni di corrente programmate, nel senso che gli abitanti comunque hanno la loro app e con la loro app possono sapere per quante ore avranno la corrente. E già questo è una situazione che non si era mai verificata in precedenza. E aggiungi anche il fatto che rispetto alle altre volte ci sono continui allarmi aerei. Le altre volte gli allarmi aerei erano in genere durante la notte ed erano veramente uno o due limitati. Invece adesso gli allarmi aerei sono costanti, sono continui. Ieri ce ne sono stati 4-5 durante la giornata. È vero che la gente di Kiev non presta molta attenzione perché ormai hanno fatto il callo a questi e non reagiscono più di tanto. Noi invece, che siamo nuovi in questa situazione, ovviamente accorriamo subito verso i rifugi, in particolare ci infiliamo nelle stazioni della metropolitana che hanno sempre delle stanze o in profondità dei cunicoli dove mettersi e aspettare che passi l'allarme, che in genere dura per 15-20 minuti. Per cui queste sono situazioni davvero nuove per noi, ma non per la gente di Kiev. La gente di Kiev, peraltro, come ho detto, vive queste contingenze nella più assoluta normalità per loro, cosa che invece per noi non era, ovviamente, però la dice lunga sulla volontà di resistere da parte degli ucraini, sulla sua fazione per certi versi alla guerra, ma sul fatto che in realtà la guerra sta incidendo notevolmente anche su zone che sembravano escluse dal conflitto. Quindi teniamo in considerazione questo. Considerazione conclusiva in tutto questo, avevo letto, perché continuo a seguire sempre tutto da vicino, che le installazioni energetiche erano state fortemente compromesse dai bombardamenti russi, e questo era l'obiettivo iniziale anche dei russi quando alla fine di febbraio del 2004 era scoppiato il conflitto. E però i russi allora per 2 anni non sono riusciti a fare quello che sono riusciti a fare in questi ultimi 5 mesi, quando c'è stato il buco nella consegna degli armamenti da parte degli europei e degli americani agli ucraini. Gli ucraini non hanno potuto contare sulla difesa antiaerea che avevano in precedenza e i risultati si vedono. Ieri mattina, peraltro, tengo a sottolineare, hanno voluto portarci, a me non piace sinceramente il turismo macabro, purtroppo ho dovuto viverlo sulla mia pelle in tante altre situazioni in giro per il mondo. Ieri gli ucraini però hanno voluto portarci all'ospedale pediatrico dove c'è stato il bombardamento lunedì per farci vedere cos'era successo e per mostrarci soprattutto che quello che è avvenuto all'ospedale con i 44 morti, inclusi bambini e personale sanitario, non era stato un incidente di percorso, un missile che era capitato lì, che era volato, ma era stato in realtà qualcosa di deliberato e scientificamente voluto da parte dei russi, quasi un monito nei confronti del vertice NATO di Washington e ai paesi europei che si stanno organizzando con le nuove istituzioni europee. Ecco, di fronte a questo, beh, ci sono grossi elementi di riflessione, ognuno può trarre le conclusioni che vuole, insomma, però ci si trova di fronte ad una guerra che per adesso non vede prospettive di conclusione. La 2 giorni sta andando abbastanza bene, direi, anche perché è la prima volta che siamo in un numero così grosso, siamo più di 70 persone che sono venute qui a portare una testimonianza di pace, come attori di pace. Come tu sai, ieri c'è stata la preghiera interreligiosa dove hanno parlato tutti i capi delle comunità religiose, c'era il nunzio apostolico Visvaldo Kulbokas che è venuto a parlare, ovviamente lui è l'ambasciatore del Papa, c'erano i leader della Chiesa ortodossa ucraina, i leader della comunità musulmana, di tutte le altre chiese evangeliche
evangeliche che c'erano. È stato un momento molto bello, toccante. Ovviamente hanno preso la parola anche il segretario dell'Azione Cattolica che era con noi, i rappresentanti del Movimento Europeo di Azione Non Violenta, i rappresentanti regionali dell'ANCI, gli scout. Abbiamo avuto l'incontro con gli scout ucraini che sono intervenuti anche dal palco. E io ho rispolverato la mia divisa di vecchio scout, l'ho portata qui perché c'era uno dei promotori di questa iniziativa, il MASCI, che è il Movimento Adulti Scout Italiani. E per cui ci sono, no, vorrei ricordare importante che l'anno scorso ci sono stati 500 scout ucraini che sono venuti in Italia, ospitati nei vari campi estivi dagli scout italiani, a sottolineare di questa amicizia, collaborazione e cooperazione destinata a protrarsi nel tempo, anche quando terminerà la guerra e ci saranno le prospettive di ricostruzione, alla quale peraltro gli ucraini stanno già pensando e anche noi nel nostro piccolo cerchiamo di dare il nostro contributo.